Buongiorno, bentrovati, buon lunedì 22 aprile. Siamo nella quarta settimana di Pasqua. Ecco il Vangelo di oggi, lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse alla folla: nessuno può venire a me se non l'attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Nel discorso del capitolo sesto di Giovanni giungiamo al culmine della rivelazione. Gesù spiega che appunto per andare a Lui bisogna essere attirati dal Padre, ma è lo Spirito, anche se qui non è citato esplicitamente, è lo Spirito che parla nel nostro cuore e ci attira al Padre e ci porta a Gesù e ci fa conoscere Dio, Trinità d'amore. E Gesù è il pane della vita. Io sono il pane della vita. Solo unendoci a Lui abbiamo la vita eterna e ci uniamo a Lui mediante la fede. Dobbiamo avere fede e riconoscere Gesù come il Figlio di Dio e riconoscere l'Eucarestia come l'augusto sacramento in cui Egli si dona ancora oggi a noi. Infatti Gesù dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Gesù è disceso dal cielo per rivelarci il Padre. La sua parola rivela pienamente il senso delle parole dei profeti, delle parole dell'Antico Testamento, perché Egli, nella sua offerta pasquale, instaura la nuova ed eterna alleanza. Il suo corpo è vero cibo, il suo sangue è vera bevanda e il cibo con cui ci nutre è la sua carne. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Chiediamo la grazia di una contemplazione sempre più intensa e amorosa del mistero dell'Eucaristia. Chiediamo la grazia di nutrirci con vero amore di questo pane disceso dal cielo. Chiediamo la grazia di essere plasmati dall'Eucaristia perché la nostra vita diventi un dono pasquale, un dono configurato al dono di Cristo. Come Egli è sacerdote e vittima, anche noi offriamo i nostri corpi in sacrificio spirituale, perfetto, gradito a Dio. Che il Signore ci guidi su questa via di conformazione, di santità, per fare della nostra vita una vita eucaristica. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.